Buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video sul mio canale YouTube. Vediamo in questo filmato un prototipo Commodore veramente molto ma molto raro, forse ancora più raro del, del P500 che vi ho mostrato in un altro mio video, che è praticamente il, la versione in via di sviluppo di quello che dopo diventerà il Commodore Plus 4. E la macchina di cui sto parlando è il Commodore 264 che potete vedere qui. Esteticamente è identico in tutto e per tutto a un plus 4, la, la vera differenza appunto la fa la scheda interna che è praticamente, che adesso andremo a vedere nel dettaglio, ma è appunto una scheda appunto in fase di sviluppo con quindi componenti ceramici, EPROM eccetera. E poi, eh, altra differenza è questa etichetta eh, metallica qui che, vi, che riporta appunto la scritta 264. Ed è coperta eh, poi da una, una sorta di eh, film plastico, quindi una pellicola in plastica. Questa qui è la, la scheda interna del, del Commodore 264. L'assi del, del PCB è la stessa di quella di un Plus 4, anche se la revisione. Dovrebbe essere una, una delle prime revisioni, se non erro. Dovrebbe essere una REV0, non, non mi ricordo. Che comunque è riportata nel retro della scheda. Potete vedere appunto che eh, molti chip sono ceramici, in particolare abbiamo la CPU 8501 ceramica e il TED eh, ceramico. Poi qui eh, ci sono delle RAM ceramiche, potete vedere appunto anche dai date code. In questo caso dell'interfaccia seriale 6551 sono dell'82 e anche buona parte dei chip appunto è appunto datata circa intorno agli anni 80-81. Poi vi sono qui delle EPROM, potete vedere che non c'è appunto il 3, il 3 plus 1 come nel plus 4, però in questo caso è presente quello che credo sia un software demo che è denominato Micro Illustrator ed è presente nel, in una EPROM nello zoccolo 25. Qui ci sarebbe stata in un Plus 4 un'altra ROM appunto per il 3 Plus 1, però in questo caso rimane vuota. La PLA è un 82 S100 opportunamente programmata, è un FPLA appunto che successivamente nel Plus 4 è presente su, su marchio MOS. MOS 25 Adesso non mi ricordo la sigla, quando l'ho recuperato il, il 264, purtroppo mancavano i 6529, tutti e due, proprio era. c'era Praticamente non c'era neanche lo zoccolo, ho dovuto saldarne uno io, e appunto potete vedere che ne ho installati due di recupero da due da, da C16 guasti che avevo, insomma, appunto. La scheda è questa qui. Eh, appunto è un plus 4 sostanzialmente tutto zoccolato in questo caso nel mio caso con appunto il TED ceramico la CPU ceramica eh, le RAM ceramiche la PLA che è un 82 S100 eh, opportunamente programmata e vi sono delle EPROM anziché delle ROM ecco questa qui è la scheda interna del Commodore 264 Ecco, possiamo vedere il Commodore 264 da acceso e ho dovuto sostituire una RAM per riportarlo in funzione in quanto quando l'ho recuperato non funzionava, non si accendeva e adesso potete vedere che funziona e una cosa che si nota subito è che invece di esserci scritto eh, 3 plus 1 è sul tasto F1, c'è scritto micro illustrator è sul tasto F1. Quindi noi possiamo provare a premere il tasto F1. Diamo l'invio e potete vedere che si apre questa sorta di demo, appunto Micro Illustrator. Questo qui dovrebbe essere un programma di disegno, immagino, infatti se premo la barra di spazio qui mi fa comparire un pennello per disegnare qualcosa. Appunto, potete vedere draw, point, linee, eccetera. Qui potete vedere la, la parte posteriore del Commodore 264. E potete vedere che è praticamente identico, ci sono le stesse porte e tutto quanto di, di quello che si trova in un Plus 4 normale. L'unica cosa è che sul fondo non è presente alcun numero di serie. Ecco, questo qui è sostanzialmente il Commodore 264. In particolare, questo qui l'ho recuperato dall'Olanda un po' di tempo fa, e in pratica è una macchina PAL. Quindi con video pal e appunto credo sia stato utilizzato per sviluppo software principalmente. Va bene, io vi ringrazio per l'attenzione, spero che il video vi sia interessato e vi do appuntamento ad un altro video sempre sul mio canale YouTube. Grazie.